Buonasera, buonasera, sempre in diretta con Rete Veneta e Focus. Avete visto una notizia importante nel titolo, ovviamente che il maltempo continua a flagellare il Veneto con meno violenza, ma insomma con precipitazioni che stanno davvero aggravando la situazione nelle fasce montane e pedemontane. Grazie. Grazie molte a Paolo Pizzolato di Grande Nord. Buonasera Pizzolato. Allora, Paolo Pizzolato, Grande Nord, c'è stata e c'è è in corso una grossa polemica sempre sui mezzi di informazione, perché noi abbiamo seguito come nel 2010 dal primo minuto questo dramma, dove tra peraltro ci sono state anche vittime, 3 vittime in Veneto, 7 e anche più tra, diciamo, nel Triveneto. Però diciamo che i mezzi di informazione, in particolare le reti nazionali, diciamo, di questo disastro si sono occupati pochissimo, no? E questo è ancora una volta quello che accadde nel 2010. Se ne sono accorti giorni dopo, no, mandando qualche inviato, ma poi è finita lì. Io, gente come voi, continuerei sempre a ringraziarla, ma non perché sono qui questa sera, perché effettivamente riuscite a far vedere a livello locale quello che effettivamente è la realtà. Forse tanta gente anche a livello politico, a livello mediatico, fa finta di dimenticarsi del Veneto, che viene richiamata all'ordine solo quando è il momento di mungere questo famoso nord-est che è sempre mantenuto tutti quanti. Perdonate lo sfogo personale, però logicamente sapete perfettamente come la penso e qual è la mia linea politica. Vorrei portare un po' di solidarietà a questa gente, ma non sono nemmeno in grado di farlo, perché per fortuna l'ARPA di Teolo dice che è stato un evento eccezionale. La mia domanda in questo momento è: abbiamo già visto quello che è stato il passato, stiamo vedendo quello che è il presente, cosa siamo disposti a fare per il futuro? Perché abbiamo parlato, siamo stati travolti da tutte queste cose e logicamente la gente si sfoga con tutto e con tutti e ne dice sempre di più. Si sfoga col politico di turno, si sfoga perché mancano i soldi, si sfoga perché il Veneto viene dimenticato. Io ricordo, quando ero a Veneto Agricoltura, che avevamo parlato tante volte di un progetto piccolissimo che trattava di costruire dei piccoli invasi lungo tutti gli argini dei fiumi più grandi, per fare in maniera, non appena veniva uno straripamento o cose di questo genere, riempire queste piccole sacche, questi piccoli laghetti, dove logicamente si cercava di fare in maniera che l'acqua poi potesse defluire in maniera minima rispetto a quello che è stato in alcuni posti. Non è stato portato a buon fine questa cosa, perché poi non si sapeva come fare a ricompensare i contadini di questo territorio perso. Ma noi avevamo sviluppato anche il progetto che questi territori potevano essere adibiti a coltivazioni di alcuni alberi, tipo noci e cose di questo genere, dove addirittura recuperarono il costo notevolmente di più rispetto a quello che era il solito campo di grano, il solito campo di mais. Abbiamo visto come cosa ha portato all'abbandono totale della zona del Bellunese, della montagna. Il contadino, il montanaro, il boscaiolo tutelava il territorio perché era lui che controllava questa cosa. Andando via i vecchi, andando via i giovani che non trovavano posti di lavoro, queste sono zone e sono posti che sono stati completamente abbandonati. Ci ricordiamo di questi posti, di queste zone, solo quando capitano calamità del genere e tutti lì pronti a piangere, dimenticando che non c'è più nessuno che tutela il territorio. Ci siamo dimenticati che guardiamo tanto a quello che è il progetto di edificabilità all'interno dei comuni, che belli questi progetti, nessuno ha mai pensato, come hanno fatto in qualche altro posto, per un anno o due di sospendere tutti i lavori di costruzione di qualsiasi immobile, recuperare gli immobili già esistenti, facendo in maniera di non mettere più in ginocchio il territorio, andando a tombare quelli che sono i fossati o i canali normali.
altre cose, abbiamo avuto l'abitudine, il brutto vizio di andare a tombare canali di larghezza di 3 metri con tubi da 1 metro, 1,20 m. Come fa un canale se era 3 metri di portata a entrare l'acqua che viene in caso che scorre in questo canale in casi di questo genere con 1,20 m? Anche lì abbiamo sbagliato, però si continua nonostante tutto a costruire perché è bello costruire e bella gente nuova. Allora, certe volte mi domando, nella rabbia di non voler mai più sentire che il Veneto è in ginocchio, perché i veneti, come qualche idiota toscano che ha fatto dichiarazione qualche anno fa su di noi, non siamo gente che va in ginocchio perché noi alziamo la testa e siamo abituati a lavorare, visto che siamo stati considerati da quel signore lì solamente degli ubriaconi. Vorrei cercare di capire, in questo momento stiamo guardando queste scene, se non riusciamo più di tanto a fare all'interno di questo studio per dare una mano a questa gente, cosa saremo disposti a fare per il futuro? Cercheremo di fare in maniera di provvedere al rimboschimento dei boschi che sono stati persi? Cercheremo di fare in maniera di dare una mano andando a scavare questi fossati che vengono stralciati con le macchine, ma l'erba che una volta veniva raccolta viene abbandonata cercando di fare in maniera di farla arrivare a valle. Quando arriva a valle si ferma all'interno di quello che sono le casse praticamente che le contengono e nessuno provvede ad alzare queste casse che potrebbero far affluire l'acqua direttamente a mare. Per cui questa cosa qui, che è una cosa di una semplicità unica, andrebbe anche un attimo rivista, anche un attimo valutata. Ecco, non dico che per carità di Dio questa cosa non accadrebbe più, però sicuramente un po' di attenuazione sicuramente ci sarebbe. Allora, Pizzolatto, abbiamo pensato di sollecitare i parlamentari, no? I parlamentari del Veneto sono 74, insomma, possono esercitare una forte pressione perché insomma si intervenga decisamente per tutelare e soccorrere le popolazioni più colpite. Ricordiamo ancora tante frazioni isolate, case scoperchiate, niente elettricità, gente che insomma con questo clima in montagna particolarmente freddo soffre da giorni, non può approvvigionarsi perché le strade sono bloccate. Qui rischiamo anche di ritrovare qualche altro morto se l'isolamento dovesse durare troppo a lungo. Quanta tristezza vedere queste immagini, soprattutto per me che sinceramente fra me e la mia famiglia sono posti che conosciamo perfettamente perché lì ci andiamo a passare e abbiamo passato tanti anni di bellissime vacanze. Però lo sto dicendo anche con un po' di rabbia, dove giustamente prendo il messaggio che lei mi lancia e mi auguro che in questa maniera i parlamentari che effettivamente abbiamo, che rappresentano il Veneto a Roma, possono per una volta tanto far sentire la loro voce. Non sempre la solita voce, quella a livello economico, parlando di tasse, parlando di soldi, parlando del grande Veneto, come dicevo prima, eccetera, eccetera, ma proprio per far capire qual è la necessità di mettere in moto la grande macchina che c'è nel nord-est e che trascina praticamente mezza Italia. Però lo dico con un po' di pessimismo addosso, perché prima stavo sentendo, quando parlavamo anche di idrovia, di quello che è la necessità di Padova e tutto quanto, io abito a Mira. Io abito a Mira, dove c'è l'inizio dell'idrovia. 5 anni fa vedevo la giunta di Vigonovo che cadeva, dove c'erano i grillini a posto del centrodestra, vedevo Mira cadere con i grillini e farsi avanti di nuovo alla sinistra. Da 10 anni a questa parte mi sono trovato di fronte a persone che guardano l'idrovia, guardano l'area dell'idrovia e l'unica cosa che vanno e che continuano a scontrarsi è sempre quello di il comitato solito di turno, il comitatucolo solito di turno che o ti impedisce o critica o fa questo o fa quell'altro e alla fine il lavoro si smorza completamente, l'entusiasmo di chi vorrebbe fare si smorza completamente e il messaggio politico e pesante che potrebbe essere portato a Roma o giustamente come veniva detto prima in Europa viene lasciato lì abbandonato completamente. L'idrovia si è trasformata in un piccolo porto di ormeggio di piccoli natanti, ve lo dico subito, che logicamente va a fare in maniera di poter anche impedire quello che può essere l'accesso di grandi navi o di grandi chiatte come si vorrebbe, per cui lì si dovrebbe smantellare completamente tutto quello che è stato creato in questi anni ed è solamente un invaso di acqua morta che non serve, che non servirà a nulla se non c'è qualcuno che prende in mano la situazione. Ma queste cose conosciamo perfettamente perché è una caratteristica non solamente del Veneto, è una caratteristica del nostro paese. 2 anni fa il terremoto in una zona del centro Italia e le case arrivano e non hanno l'attacco dell'acqua potabile e qui nel Veneto abbiamo visto questa cosa qui, per fortuna ripeto quello che ho detto prima inizialmente, siamo veneti per cui orgoglioso di essere veneto, so perfettamente che noi rialzeremo la testa e qualcosa sicuramente combineremo. Prima abbiamo sentito parlare del Friuli, dell'esercito, le dico sinceramente la verità generale, io sono anch'io abbastanza vecchio perché ho più di 60 anni, però le dico che la popolazione del Friuli che conosco perfettamente si è
è tanto rimboccata le mani, eh? Non solamente l'esercito, non solamente l'esercito, anche perché le dico una cosa, un messaggio da ex lagunare, visto che anch'io ho avuto la possibilità certe volte quando ero militare, diciamo, di poter servire il territorio per alcune cose che erano successe purtroppo in quegli anni un po' pesanti. E quando parliamo di esercito da mettere in campo, ben venga, quando parliamo di forestali da mettere in campo, ben venga, ma pensate che noi non muoviamo i forestali, per carità di Dio, ma neanche l'esercito, quando sarebbe il momento, certe volte, come succede a Napoli, dove ci sono sparatori da Far West, e basterebbe lì mettere per un mese il coprifuoco per far capire a tutti quanto forte, quanto pesante potrebbe essere la mano del governo, dove noi vediamo certe immagini da terzo mondo, da Africa, vedi Napoli e poi muori, è vero questo messaggio? Le chiedo un momento scusa. E l'esercito non viene messo in moto nemmeno per queste cose qui, e continuano i ragazzi a essere serviti nelle mense a lavorare attendendo il messaggio per capire se partiranno oppure no per l'Afghanistan. Aveva ragione lei prima, 190.000 persone che non si sa cosa ne facciano, però effettivamente non c'è neanche la volontà da qualsiasi governo che abbiamo visto passare. Bravo. Sia adesso che negli anni antecedenti, di poter mettere in campo le forze realtà che abbiamo, perché certe volte gli italiani si fanno molto pestare, i veneti si fanno molto pestare, però potremmo anche non essere secondi nessuno. Il problema è che c'è qualcosa di più forte che impedisce a noi di iniziare a fare uno sviluppo concreto del territorio, ma soprattutto lo sviluppo di quello che sono le nostre risorse. L'esercito è una risorsa, la protezione civile è una risorsa, e mi levo tanto di cappello, giustamente come lei diceva prima, di farla diventare un corpo unico. Io mi levo tanto di cappello i volontari, perché ho visto volontari, ho visto ragazzi, anch'io accompagnato qui questa sera da volontari di protezione civile, che si danno tanto da fare, che rinunciano a giornate di lavoro, anche se adesso è subentrata la legge che permette loro di fare in maniera di poter essere ripagati per le giornate che sono assenti. Per cui l'importante sarebbe che qualcuno si muovesse, invece questo paese vive nella staticità più totale. Andiamo, prima di tornare in studio dei nostri ospiti, lungo il Piave, vediamo un viaggio di Francesca Bozza lungo il corso del Piave, vediamo. Il problema è il tornare alla normalità, è quello che lascia dopo il fiume. Perché l'acqua sale, però dopo scende, è cosa che ti porta praticamente il dopo lascia il fango, è il tornare alla normalità, che ci vorrà molto 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 tempo. Daniele Ammirati con le sue parole esprime il sentimento della gente di quei comuni colpiti dall'ondata di maltempo di questi giorni. Solo oggi lui e i suoi genitori sono rientrati nell'abitazione che si trova in via Zattere a Ponte di Piave. Intorno alla devastazione dell'acqua e del fango che ha travolto tutto. Un disastro, io sono 20 anni che abito qui, ho subito 5 alluvioni, una volta sola era calamità naturale, quello che mi hanno rimborsato lo sto buttando adesso. Mai visto, il massimo in casa era arrivato 1,26 m. Sembrava un tsunami dentro, niente, stiamo cercando di svuotare tutto quanto, però purtroppo il primo piano è andato. Quanto è arrivata l'acqua? 2,80 m di acqua, primo piano. La furia dell'acqua entrata in casa ha accatastato contro la parete tutti i mobili. Questo contenitore di polistirolo è stato travolto ed è rimasto come incollato al soffitto. Quei cassetti, quei mobili sono stati strappati dalla forza dell'acqua? Sì, sono stati strappati dalla forza dell'acqua. Questi qui speriamo che non ci cascano addosso. Stessa devastazione nell'abitazione accanto. Al primo piano è andato sotto tutto, c'è qualche infiltrazione al secondo piano, ma insomma non di sopra, poca roba. Nessuno, spiega la proprietaria, si aspettava una piena simile. Noi abbiamo alzato tutta la roba a un metro, massimo un metro e mezzo. Loro continuavano a dire: guardate che arriva tanta, però chi sapeva che dovevamo staccare i lampadari e le applicche e buttare fuori. Cioè, noi ci siamo organizzati come ormai, perché tanto che capita ogni tanto, però così mai. Spostandosi di 3 km si arriva in via Piave, altra zona golenale, dove l'acqua è stata ancora più devastante. Qua c'è troppa terra da portare via. È una situazione un po' disastrosa, perché non si può più, a un certo punto non riusciamo più a smaltire tutto il limo, il fango, perché ce ne sono 20-30 centimetri, le canalette che portano fuori sono ingombrate, piene di limo, perciò la casa o prendiamo una scavatrice, non sappiamo neanche noi. In tutti questi anni non si era mai visto una cosa del genere. Peggio del 66, qui è arrivata fino al secondo piano, 80 centimetri dentro.
Nel secondo piano? Distrutto tutto, non c'è più letti, non c'è più niente, buttato via tutto. Peggio del 66, io sono nato nel 66, quindi avevo pochi mesi, i miei genitori hanno passate tutte queste piene, è un disastro, una devastazione, basta vedere quanto fango ha lasciato, una quantità impressionante, penso, io non ho mai visto, ne ho viste di piene dal 98, 2000, 2002, 10, 12, 14, 18, tutti anni pari in questa zona golenana è entrata l'acqua, ma come questa penso che è evidente che è un disastro. Rassegnazione forse, siamo svuotati. Ci siamo svuotati proprio. Spostandosi a Breda di Piave, nonostante qui l'acqua abbia raggiunto livelli inferiori, i danni sono comunque ingenti e adesso si cerca di ripulire per tornare alla normalità. Fino a 1,20 m. Ma è la prima volta che succede? Sì, 66. La prima volta. Buttato via tutto? Tutto il primo piano? Tutto. Stamattina hanno portato via da un camion pieno di roba. Disastro, mai visto. In 30 anni che siamo qui non è mai successa questa scena qua. Quando... Se anche nel 2010 è sempre arrivata, ma dietro, dalla casa dietro di là, ma mai arrivata qua, mai vista, proprio mai vista. Quanto ha raggiunto l'acqua? 60 centimetri di acqua dentro casa.